Sul problema della presenza degli alunni disabili a scuola durante il periodo di didattica a distanza, parliamo con Maddalena Gissi perché è un problema che sta facendo un po' discutere. Ecco, quindi sentiamo qual è la sua opinione. Beh, noi dobbiamo sempre stare attenti che l'interpretazione delle norme non diventi l'aberrazione della, diciamo, organizzazione della necessità che i ragazzi, gli adolescenti e i bambini disabili possono avere. Penso che nella nota di Bruschi, dove si fa riferimento a interventi per il sostegno, l'ultima che commenta il DPCM, ci sia un suggerimento. L'organizzazione per gruppi, l'individuazione anche di gruppi magari lì dove ci sono le condizioni. Posso testimoniare che non, a prescindere dalla nota ministeriale, le scuole erano già organizzate perché sapevano che si rischiava di tornare indietro 1000 anni luce. La nostra legge 104 ce la invidia mezzo mondo, insomma, non dovremmo tornare alle classi differenziali o le scuole speciali che in altri stati, anche nordici, sono ancora presenti. Mio nipote di 11 anni è stato invitato a partecipare a un gruppo classe come tutor e le scuole vuol dire che sapevano già come bypassare, però bisogna stare molto attenti. Ecco, perché l'insegnante di sostegno e la classe devono operare all'interno di relazioni anche per la disabilità. Sentiamo anche il parere di una dirigente scolastica, precisamente di Cristina Marta, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pavone. Ci sono molte polemiche su questo, perché molti pensano appunto che in questo modo si rischi di creare delle classi speciali. Tu cosa ne pensi? Io penso che la possibilità per gli alunni diversamente abili di frequentare la scuola sia stata data per gestire un'emergenza. Per alcune famiglie, soprattutto nei casi di disabilità grave, l'impossibilità di mandare il figlio a scuola può costituire veramente una crisi profonda. Per cui io credo che si sia cercato di venire incontro a queste famiglie e alle loro difficoltà. La scuola però credo altrettanto che debba gestire in maniera corretta la presenza dell'alunno a scuola, perché se la gestione Ecco. dell'alunno significa che l'alunno sta chiuso in un'aula con il docente di sostegno completamente scollegato dai suoi compagni e dalla scuola, allora effettivamente questo ricrea la classe differenziale, assolutamente. Voi, per esempio, nella vostra scuola, nella vostra istituzione scolastica, cosa state facendo su questo? Noi abbiamo avuto relativamente poche richieste di rimanere a scuola e le richieste che abbiamo avuto le abbiamo avute proprio dagli alunni che hanno una situazione più complicata. E nei casi di richiesta di permanere a scuola, noi abbiamo pensato che l'insegnante di sostegno dovesse essere proprio un tramite di comunicazione tra l'alunno e il resto della classe e il docente curriculare. Per cui abbiamo pensato che l'alunno si colleghi comunque col resto della classe, quindi svolga le attività che gli alunni svolgono a distanza con la classe e che l'insegnante di sostegno lo debba supportare rispetto all'utilizzo dello strumento, rispetto all'andare sulla piattaforma, al collegarsi, a utilizzare personal computer per potersi mettere in relazione con i compagni. Viceversa, nei casi in cui l'alunno ha fatto la scelta di rimanere a casa, non abbiamo pensato al docente di sostegno con presente col docente curriculare. Abbiamo pensato piuttosto al docente di sostegno che svolge delle attività che sono altre rispetto al docente curriculare con un piccolo gruppo di studenti, delle attività, ad esempio, di supporto allo studio pomeridiane, di esecuzione dei compiti, per cui l'alunno diversamente abile non resti mai isolato dai compagni, ma sia comunque sempre parte di un gruppo di alunni che lavorano in modo cooperativo con l'insegnante di sostegno che li coordina, che li guida. In modo quindi da realizzare una inclusione effettiva e non soltanto sulla carta. È in modo da far sì che l'insegnante di sostegno sia effettivamente un sostegno alla classe e non all'alunno.
quindi che possa comunque essere un aiuto anche per altri alunni della classe che magari si trovano in difficoltà. Quindi diciamo che ancora una volta, grazie alla straordinaria disponibilità e professionalità del personale, degli insegnanti in primis, forse questo problema riusciremo a superarlo. È così? Certo, sì, e bisognerà evitare, e questo il colloquio con le famiglie servirà molto, evitare di pensare che la scuola è un parcheggio anche nei confronti di chi potrebbe alternare un giorno a scuola, un giorno con un assistente a casa, perché è tutta la rete di supporto socio-educativa che si deve attivare. Quindi bisogna inquadrare le questioni con flessibilità e con tanto buon senso.